È un museo intanto che si ripensa, e questo ci tengo a dirlo, perché 4 anni dopo la riapertura rinnoviamo delle sale perché vogliamo sempre implementare e migliorare le sale espositive. Come l'abbiamo fatto? Innanzitutto partendo dalla ricerca, 4 anni di studio degli archivi, di scansione dei documenti, 80.000 file completamente digitalizzati dell'archivio di Stato, abbiamo nuovi elementi da raccontare e quindi queste nuove sale che raccontano i 200 anni di storia del Museo Egizio, anzi diciamo 400 forse, perché partiamo dall'arrivo della mensa esiaco, al viaggio di Vitaliano Donati nel 1759, quindi addirittura prima della collezione Drovetti, e poi l'arrivo della collezione, la parte antiquaria e i grandi scavi. Quindi rispondiamo a due domande fondamentali: perché il Museo Egizio a Torino? E Torino non era un'isola nel nulla, al contempo l'egittologia si sviluppava in Egitto e in Europa e abbiamo voluto raccontare anche questa storia internazionale. Siamo ormai proiettati verso il bicentenario del museo, che sarà appunto nel 2024. Forse non molti sanno che il nostro museo è il più antico del mondo, addirittura più antico di quello del Cairo, quindi sarà una grande occasione. Questo è il primo grosso intervento strutturale che facciamo sul museo, ne seguirà uno ancora più importante alla fine di maggio del 2020 e poi lanciati verso il 2024. Quindi posso aggiungere che questo intervento è stato completamente fatto da noi all'interno, quindi la creatività, l'allestimento, l'architettura, i disegni, la grafica, tutto fatto all'interno e anche, non sarà molto elegante dirlo, tutto pagato con i nostri soldi. E quanto ammonta l'investimento che avete fatto? Circa 350.000 euro.